O ci sono? No, ci sono. La quarta e la quinta. Sì. Quelli che vengono a sedere davanti avranno una caramella in omaggio. Ma li vedi meglio da qui? Allora, si parte, perché fra l'altro non è che abbiamo tantissimo tempo e poi nel mezzo c'è un intervallo che vi prego di contenere nei tempi veramente canonici dell'intervallo, cioè non più di quel quarto d'ora, perché sennò ci perdiamo. Claudio Gherardini, che è una delle voci, chi lo sa se qualcuno di voi ascolta Controradio. Controradio è una delle prime radio libere fondate a Firenze negli anni 70? 76. E lui era, caporedattore, sì. Giusto? Caporedattore del giornale radio di Controradio. Dopodiché ha deciso di lasciare la radio e di dedicarsi ai viaggi e a certi particolari tipi di viaggio. Oggi ci racconterà cose che sono successe, che stanno tuttora succedendo
vicino a noi, molto vicino a noi, ma che per quanto fisicamente vicino a noi sembra che psicologicamente noi teniamo abbastanza lontane, giusto? Esatto. Prego, Claudio Grandi. Grazie, grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, vedete dalla cartina che appare che l'area così denominata the former Yugoslavia, la ex Yugoslavia, si trova accanto all'Italia. C'è solo il mare Adriatico, che non è fra i più vasti del mondo, che ci divide, e un confine terrestre nella zona tra la Slovenia e l'Italia. La Slovenia con un confine terrestre con l'Italia, mentre la Croazia no, ha un confine solo marittimo. Quello che è accaduto in questa zona ha dello sbalorditivo, oltre che del tragico, ma ancora più sbalorditivo della molla che mi ha dato energia per seguire per 20 anni queste vicende, è che noi non ne sapevamo niente prima, non ne abbiamo voluto sapere niente durante, non ne abbiamo saputo niente dopo, e ora, che è molto dopo, perché sono 20 anni che è iniziata la guerra, di voi probabilmente che ne sa qualcosa, che gli è stato detto qualcosa, perché nessuno nasce imparato, saranno pochissimi. Anzi, io volevo appunto sapere da voi quanti hanno una vaga idea di quello che è successo lì. Di voi alzino la mano, per favore. 1, 2, ecco, questo è per darvi. Ora, noi comodamente seduti nell'Occidente, quando si sente che ci sono stati 3 milioni di ammazzati in una sperduta regione dell'Africa, in genere ce ne freghiamo altamente, salvo poi sotto Natale versare qualcosa a una delle moltissime organizzazioni umanitarie perché gli diano una mano. Qui eravamo proprio accanto a casa nostra, però, e ce ne siamo fregati ugualmente. Sui motivi di questa, che tra l'altro è un atteggiamento tipicamente italiano, perché Francia, Germania, i paesi scandinavi hanno avuto un atteggiamento molto, e continuano ad averlo, molto più di attenzione, ma su questa cosa andrebbero scritti dei libri, e saranno probabilmente scritti, alcuni sono stati anche già scritti. Ma la cosa strana è che appunto sia stato possibile che si scatenasse un massacro come quello che si è scatenato nella ex Jugoslavia 20 anni fa. Nel 91 la guerra è iniziata in Croazia, e nel 92, in aprile, è iniziata in Bosnia, per cui siamo nel 2012, sono esattamente 20 anni. Come sia stato possibile che questo accadesse è ancora, e sarà per lungo tempo ancora, allo studio. Mentre intanto si può preparare l'inizio di questo film, perché ora vedrete i primi minuti di un film che poi vi presento prima che parta, anzi no, vi presento dopo che è partito. L'altra foto la usiamo dopo. Prima di vedere questo film volevo aggiungere qualcosa che mi è completamente sfuggito di testa, per cui mi verrà in mente. Allora, partiamo con questa immagine, i primi minuti di questo film. Questo film è uscito nell'aprile scorso, proprio in concomitanza con il 20° anno dall'inizio del conflitto, ed è stato mostrato a Sarajevo. Questo film è la prima esperienza di regia, e ora sicuramente vi stupirete, di Angelina Jolie. Angelina Jolie si è affezionata moltissimo, da ambasciatrice dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, alla causa della Bosnia Erzegovina, al punto che ogni tanto prende insieme a Brad Pitt e vanno a trovare degli amici che stanno in delle case poverissime, rifugiati, eccetera. Lei ha deciso di fare come prima regia, lei che è tra le più famose attrici del mondo, un film
che non avrà, non solo non avrà guadagnato nulla, ma che probabilmente avrà pagato lei di tasca sua. Un film sulla ex Jugoslavia, un film sulla guerra in Bosnia. Di questo film si è parlato molto in tutte le principali nazioni occidentali, ad esclusione dell'Italia. In Italia nessuno sa che Angelina Jolie ha fatto un film sulla Bosnia. È uscito qualche articolo che si riferiva a giornali, a eventi avvenuti al Festival del Cinema di Berlino, a eventi avvenuti a Parigi quando è stato presentato a Parigi. In Italia non esiste nemmeno, stoppiamolo un attimo per favore, e manca l'audio, fermatelo un attimo per favore, sono fuori controllo, stoppatelo. Ma perché prima funzionava, sapete che le cose funzionano quando voi siete da soli al computer, il computer funziona benissimo, quando chiamate qualcuno viene a vedere, si paralizza tutto. È aperto in fondo, dicono. Eccolo qua. Allora, stoppiamolo per favore un attimo. Pausa. Bene, perfetto. Torniamo indietro. Bene, perfetto. Allora, andiamo calmi perché questi due amici, io gli ho presentato 20 minuti fa una quantità di roba che non si aspettavano, per cui stanno cercando di capire, di fare del loro meglio. Dicevo, appunto, in Italia, l'unico paese occidentale dove non si sa niente, il film non ha distribuzione, non so nemmeno esattamente chi abbia fatto i sottotitoli, perché il film è stato girato originariamente da Angelina Jolie in lingua bosniaca e ha i sottotitoli in inglese, poi sono stati aggiunti i sottotitoli in italiano, da chi non lo so. Questa copia è stata scaricata da internet perché non c'è stato modo di trovare un modo legale per in Italia avere la versione del film, che invece ha scatenato un grande eco in tutta l'ex Jugoslavia, positivo e negativo. A Sarajevo, dove dopo un periodo di grande diffidenza lo hanno visto e è piaciuto tantissimo, hanno fatto una grande festa per Angelina Jolie, che è stata anche nominata cittadina onoraria di Sarajevo, perché inizialmente Angelina Jolie aveva deciso di girare il film in Bosnia, giustamente, perché gli attori sono tutti bosniaci, la storia riguarda la Bosnia, ma c'è stata una polemica, le madri e le vedove dei massacrati della guerra di origine bosniaca musulmana non si fidavano di Angelina Jolie, pensavano che fosse uno dei soliti americani che vanno lì a fare un film di cassetta, di commerciale, e che avrebbe fatto un film dicendo delle cose. Per cui lei ha dovuto andarsene, il film è stato girato principalmente in Ungheria. Quando il film è stato visto dalle stesse che lo avevano criticato, la situazione è cambiata completamente. Ora Angelina Jolie è praticamente la persona più popolare e amata dai bosniacchi. Poi vi dirò anche chi sono i bosniacchi. La Bosnia si divide in tre nazionalità che dipendono più o meno dalla fede religiosa. Ci sono gli ortodossi, che sono i serbi, i cattolici, che sono i croati, e poi ci sono i bosniacchi, che prima della guerra non erano decisamente militanti, osservanti, musulmani, dopo la guerra sono diventati musulmani militanti, però erano comunque di origine musulmana. Partiamo con il film. Thank you.
Allora, questa era una scena di vita di giovani poco più grandi di voi a Sarajevo nel 1992, che è stata stroncata. Sulle vite stroncate c'è un aggiornamento continuo, perché ieri ne sono state stroncate 27, un'altra questa notte, poi ci sono... Stamani mattina ho sentito un'intervista con un esperto, ci sono tanti esperti che studiano queste fenomenologie, che diceva che è vero, negli Stati Uniti la presenza di armi libere crea questo tipo di problematica, ma da noi ci sono state un centinaio di donne uccise da uomini dall'inizio dell'anno in corso e molti altri atti di violenza non indifferenti. Questa era una delle prime bombe, i primi attentati che preannunciavano l'inizio del conflitto in Bosnia. Poteva accadere a chiunque una scena del genere, perché eravamo in una capitale europea, che potrebbe essere anche un'altra capitale europea. D'altronde ricorderete il massacro, qualcuno di voi lo ricorderà, di qualche anno fa, che è successo in Norvegia per mano di un altro forsennato psicopatico. Qui nella Jugoslavia si è creata una situazione che spiegarla sarebbe da geni. La Jugoslavia era stata creata nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da Josip Broz, detto Tito, il quale è stato l'unico capo politico militare che è riuscito a liberare la propria terra dai nazisti senza essere aiutato né dagli americani né dai russi. Con una forza incredibile, leggendaria, dei partigiani, i partigiani di Tito, sono riusciti a liberare tutti i Balcani dalla presenza nazista e dalla presenza italiana. Gli italiani massacravano quanto i nazisti, erano solo un po' minori di numero, un po' inferiori di numero rispetto alla presenza dei nazisti, ma era noto che addirittura qualche volta le SS mandavano messaggi a Berlino dicendo che questi italiani erano veramente dei massacratori, impressionavano anche le SS. I Balcani sono una terra di confine geografico, geopolitico, religioso e etnico. Questo è uno dei motivi per i quali l'Italia non ha molta confidenza con i Balcani, perché lì si parla le lingue slave, che a noi ci sembrano stranissime e che non possiamo capire, non fanno parte della nostra cultura. Noi di recente abbiamo ripreso ad andare in vacanza nelle coste croate, che sono bellissime. Possiamo fra l'altro far vedere un po' di fotografie a questo punto, ma dovrebbe esserci, ecco, non so, erano pronte, vero? Ecco, sì. No, dicevo, ora vedrete delle foto che ho scattato io nei scorsi 20 anni. Alcune sono più turistiche, altre sono più di cronaca, di bellica, comunque, non sono nemmeno in ordine cronologico, ma insomma vi daranno un'idea intanto mentre io parlo. Tito aveva costruito uno Stato federale composto da 7 repubbliche, che era appunto la Federazione delle Repubbliche Socialiste di Jugoslavia, dove si viveva abbastanza bene, anzi per molti, anche riparlandone oggi, si viveva benissimo. Peccato che tutta questa grande benessere di cui godevano la maggioranza della popolazione avesse di contraccolpo una minoranza di persone dissidenti che venivano punite con i campi di concentramento, i campi di rieducazione, e dall'altra parte questo grande benessere fosse... Ecco, fermiamoci un attimo. Fosse dovuto al fatto che Tito era riuscito a fare un enorme debito internazionale. Quando Tito è morto, fermiamoci, non andiamo avanti, torniamo indietro su quella precedente, per favore. Ecco, il benessere della Jugoslavia si basava su un debito esagerato. Nel 1989-90, quando la Jugoslavia stava collassando, il debito internazionale era di 6.000 miliardi di dollari. Questo ci ricorda forse anche che
quando si sta troppo bene al di sopra delle proprie possibilità si fanno enormi debiti e un giorno il tutto si sgonfia, sperando che non succedano altri sgonfiamenti come quelli sanguinari della Jugoslavia, ma vivere al di sopra delle proprie possibilità prima o poi genera una catastrofe. A Sarajevo e nelle principali città della Bosnia ci sono delle scacchiere di piazza dove si gioca a scacchi. Ecco, ora si può andare, era solo per spiegare. Questo è il centro di Sarajevo, questa è la costa del Montenegro, Budva. Questo è un campo profughi di Rom, cioè zingari Rom, cacciati dal Kosovo e andati a Podgorica e Montenegro, che è quella là. Questo invece è Budva e Montenegro, ma non vi facciamole scorrere senza che io dica niente di particolare. Per cui cosa era successo? Era successo che la popolazione jugoslava riusciva a convivere dopo anni di conflitti, pur sapendo delle proprie divisioni, al punto che le generazioni che avevano 20 anni negli anni 80 non si rendevano più nemmeno conto di cosa significasse se il proprio amico del cuore si chiamava Dejan o Muhammad, se si chiamava Marco o Darko. Da questo si poteva riconoscere di quale nazionalità era, ma non c'era nessun interesse a farlo. I ragazzi degli anni 80 erano completamente disinteressati. Ma nel 1980, cioè all'inizio degli anni 80, muore Tito, con un funerale faraonico al quale partecipano tutti i capi di Stato del mondo. Tito era riuscito, con il suo prestigio, il suo carisma, era riuscito a non schierarsi né con l'Unione Sovietica, che a quel tempo era il blocco comunista, né con il blocco occidentale americano. Per cui però aveva buoni rapporti con tutti, escluso che con l'Unione Sovietica. Ai suoi funerali erano presenti, e non ce ne sono più stati di quel tipo, tutti i capi di Stato del mondo, diciamo, dei più importanti paesi, anche capi di Stato che fra loro non si salutavano nemmeno. Scomparso Tito, qualcuno ha pensato bene di iniziare a speculare sulla possibilità di rivendicare la propria, questo è il ponte di Mostar, la propria specificità in senso divisorio e non come condivisione. La diversità è una risorsa che dovrebbe aiutare tutti a capire meglio tutto e tutti, ma la diversità può essere usata facilmente per dividere, per mettere paura, per mettere ansia, per mettere disagio. Si basa questa seconda strategia sull'utilizzo delle diversità, si basa su un presupposto fondamentale: le persone alle quali ci si rivolge devono essere ignoranti come capre. Più ignoranti siete e più vi daranno a bere qualsiasi cazzata, anche la più pericolosa. D'accordo, professore? Perché questo fosse possibile? Perché fosse possibile scatenare questo conflitto? Perché fosse possibile scatenare questo conflitto? Bisognava che una parte della popolazione che era vissuta in pace per 40 anni passasse a cominciare a considerare l'ipotesi che l'altra parte della popolazione era in qualche modo potenzialmente ostile e pericolosa, e soprattutto, prima di tutto, diversa. Diversa nel senso non uguale, non paritaria, non utile, ma potenzialmente ostile e certamente un po' pericolosa, di cui non ci si poteva fidare abbastanza. Questo perché? Perché le élite nazionaliste, che corrispondono poi alle piccole mafie locali che vogliono diventare grandi mafie locali, e con mafie io intendo tutte le organizzazioni criminali illegali, ma organizzate, per potenziare il loro valore e il loro potere e accumulare potere e denaro,
potevano sfruttare, capirono che potevano sfruttare l'ignoranza delle persone, che nelle città, che però erano poche, c'era Lubiana, Zagabria, Sarajevo, Belgrado, Podgorica, che al tempo si chiamava Titograd, Skopje, che già però erano la Macedonia era un po' più arretrata, il nord era al solito più sviluppato, il sud era al solito meno sviluppato. Nelle città non si sentiva subito questa problematica del nazionalismo, dell'inizio di qualcosa di contrario a quello che aveva predicato Tito e nel quale era riuscito Tito. Nelle campagne invece sì, perché Tito si era dimenticato completamente dei contadini. Mentre in città c'erano medio borghesi che avevano tutto il lavoro, tutta la sanità, tutto gratis, lavoro sicuro, sanità gratis, automobile, casa al mare, casa in montagna, pianoforte, piscina, cavalli, se non c'era il pianoforte si suonava il violino, la classe media cittadina jugoslava viveva alla grande, e in campagna erano analfabeti. Sono testimone io che nel 96 andai nelle campagne a distribuire degli aiuti a popolazioni che erano senza nulla, e c'era da far firmare la bolla di consegna nell'elenco, dice: signora, le ho portato questi asciugamani, queste coperte eccetera, mi firma qui. E firmavano molte con una X, ma non erano vecchiette di cent'anni, di vecchie cent'anni, erano spesso donne di 35-40 anni che non erano state mandate a scuola dalla propria famiglia perché dovevano stare a badare la vacca, le galline e le capre e le pecore. Di questo Tito non si era occupato minimamente. Ecco che allora, nell'ignoranza, questo è Mostar, è un cimitero in piena città perché non si poteva uscire, i morti durante la guerra si seppellivano nei giardini pubblici. Questa è la visita di Benedetto XVI in Croazia, questa è la rabbia di una serba il giorno che è stato arrestato Mladic, il generale Mladic. E per cui piano piano serpeggiava nelle campagne ignoranti della Serbia. Guardate, sono persone fantastiche, io mi guardo bene da criticare. Nelle campagne, i contadini, se voi arrivate lì con la macchina guasta, finché non verranno riparata, anche se è una Mercedes da 500.000 euro, finché non verranno riparata non vi fanno andare via. Nel frattempo vi riempiono di cibo, grappa, vino, frutti, marmellate, tutto fatto in casa, buonissimo. Sono di un'ospitalità impressionante. Però purtroppo, se nessuno insegna, nessuno può imparare niente. E beve quello che gli viene insegnato, come se fosse oro colato. E di conseguenza, nelle campagne si cominciò a coltivare il nazionalismo. Nelle campagne croate si coltivò il nazionalismo croato, nelle campagne serbe si coltivò il nazionalismo serbo. I musulmani erano molti meno ed erano principalmente in Bosnia. E non volevano credere, in quanto minoranza, le minoranze sono meno tentate da intraprendere strade rischiose. Perché, come voi sapete, la violenza ha alla base, e se non lo sapete ve lo dico io, non il coraggio, ma la vigliaccheria. Perché nessuno che è poco potente farebbe violenza contro uno manifestatamente più potente. Cioè, se sei una minoranza, se fai parte di una minoranza, sai benissimo che è bene se stai buono, perché altrimenti vieni stroncato dalla maggioranza. Questo, fermiamo un attimo qui, questo è un monumento ai 12.000 bambini di Sarajevo che sono stati uccisi nei 3 anni e mezzo di assedio della città. Questi sono carillon, cioè si girano e suona lin 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 lin, che è una roba da far venire la pelle d'oca a una mummia egiziana, perché è una roba veramente, chi ha inventato questa cosa... Alcuni sono guasti, ma funzionano, è nel pieno centro di Sarajevo e ci sono tutti i nomi dei bambini nati nel 75 e morto nel 93, nato nell'85 e morto nel 95, 77, 92, tutti giovani e bambini, tutti ragazzi, insomma. E questo fa parte del monumento. Possiamo andare, grazie. Ecco, vedi, questa è una famiglia che va a vedere questa cosa.
Ecco, questa è l'altra parte del monumento. Questa fontana fa parte sempre del monumento. Del monumento. Vicino al quale è stato aperto finalmente McDonald's, perché avevano diritto anche loro ad aprire McDonald's e ora ce l'hanno anche loro. Dove, questo è il primo giorno di McDonald's a Sarajevo, che è stato un fatto storico, attenzione, non bisogna sottovalutarlo, perché durante l'assedio di Sarajevo fu chiesto a Benetton di aprire un negozio Benetton in città e fu chiesto dai cittadini di Sarajevo che volevano deridere l'assediante. Le ragazze durante l'assedio ora vestono casual più o meno come voi. Durante l'assedio le ragazze vestivano come se fossero ad una sfilata di moda. Tant'è vero che c'è anche una canzone degli U2 che si intitola Miss Sarajevo che ne parla di questo. Venne anche eletta una Miss Sarajevo durante l'assedio. Le ragazze vestivano come se fossero una sfilata di moda, come sberleffo, non avevano acqua, non avevano cibo, non avevano riscaldamento, non avevano niente, e come sberleffo verso l'assediante che li vedeva, perché Sarajevo era una conca e venivano bersagliati dai cecchini una per una, loro passavano sprezzanti con i tacchi a spillo anche nella neve, come dire a me mi fai un baffo, non mi fai paura, non solo, ma sono più bella e più brava di te. Dicevo della vigliaccheria, la vigliaccheria è la base della violenza, perché nessuno gli viene in mente di essere violento con uno che è manifestatamente più forte, per cui se a uno gli viene in mente di essere violento con uno manifestatamente più debole, che cosa è questo? Non è coraggio, è vigliaccheria. Allora si cominciò a capire che era possibile manovrare un tot di ignoranza, un tot di masse ignoranti, cominciando a coltivare in loro l'idea che questa povertà verso la quale, perché dopo la morte di Tito la situazione economica si fece sempre più drammatica, a metà degli anni Ottanta per comprare un chilo di pane si andava con una borsa di soldi, perché non valevano più niente i soldi, c'era l'inflazione, ci voleva tipo 1 milione di dinari per comprare un chilo di pane, e si andava con la borsa perché bisognava avere tutte le banconote fino a 1 milione. Quando il malessere, l'economia cominciò a collassare, si cominciò a scoprire che le cose non andavano come sembrava anni prima, chi soffriva la fame, questo è un cimitero ebraico abbandonato nella città di Bihać. Questo è un manifesto in una scuola contro il bullismo. In una scuola elementare nella zona di Bihać, nel cantone Unasana, contro il bullismo fatto dai bambini. Questo invece è un forno. E questo è sempre il cimitero, anzi no, questo è un monumento all'Emmental, al Groviera. Ecco, questa è una signora italiana che vive a Bihać. Comunque, appunto, dicevo, fu possibile cominciare a muovere le acque. Naturalmente, io non credo che sia replicabile quello che è successo in Jugoslavia con le formalità, con le forme che sono successe, che sono avvenute in Jugoslavia, però è vero anche che forme di violenza le vediamo moltissime, forme di vigliaccheria di conseguenza sono estremamente popolari, perché oggi l'insoddisfazione si esprime se si ha la possibilità, perché si è robusti, la propria insoddisfazione si esprime facendo i prepotenti contro quelli accanto che sono meno. E guardate, questo avviene all'asilo come al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, passando attraverso tutti i gradi scolastici, il condominio di casa vostra, il consiglio di quartiere non c'è più, il consiglio comunale, quello provinciale, quello regionale, il governo, il Parlamento, l'Unione Europea, fino ad arrivare all'ONU. Funziona sempre nello stesso modo, solo cambia i vestiti e il linguaggio, che all'ONU è più educato, ma vuole sempre dire io sono più potente di te e te lo faccio così se mi rompi le scatole. La stessa storia che accade nel condominio. C'è la merenda? C'è l'intervallo? Quello, quindi bisogna andare. Mi raccomando, si parte perché se no si... Poi a loro piace sentire che la cosa è ripartita. Sì. Tutto sommato io sono estremamente felice sia del fatto che il professor Dell'Olio
mi ha invitato qua, ma soprattutto del fatto che voi state mostrando abbastanza interesse a questa cosa, perché rappresentate una minoranza, perché della vostra età in Italia che sono interessati a questi argomenti ci sono forse un esiguo numero di ragazzi che fanno politica e che probabilmente sanno solo che nel 99 Massimo D'Alema ha bombardato Belgrado, ma non sanno che la guerra è iniziata nel 91. Sì, questo è un contest di compagnie di danza popolare folcloristica locale nella zona di Zasin, vicino a Bihać. Le scuole stanno andando in corteo dentro una fortezza bellissima dove è stato montato un palco e dove ci saranno le rappresentazioni di ogni gruppo di danza. Per ogni località, questa è Gergef per esempio, ci sono tre classi di età. Per cui questo che c'è, questa scritta Kasin in realtà si legge Zasin ed è il nome della località, il capoluogo di quella regione. E sono danzatori popolari. Ci sono di conseguenza il contest per i piccoli, per i diciamo i più grandi e per gli adulti. E la cosa ovviamente, come potete vedere, fa una bella impressione, è veramente una bella storia. Questo è stato, queste foto sono state scattate nel luglio del 2011. Ecco la fortezza. Ora si arriva a vedere un attimo la fortezza e poi si riprende il discorso. Siete fra l'altro un'esigua minoranza, forse gli unici che in Italia hanno visto almeno l'inizio del film dell'Angelina Jolie, di cui si stava dicendo prima, io farò una copia che darò al professore, ma del quale potremmo anche fare una proiezione tutti insieme, così poi ne possiamo parlare, sarebbe molto bello. Ora vediamo se questo sarà possibile con chi ci sta e con chi non ci sta. Ecco, qui siamo, questa è la presentatrice, questo non c'entra assolutamente niente, però ecco, e questa è la fortezza, questa è la fortezza, la zona dei Balcani è piena di fortezze che prima sono state costruite dai romani, poi sono state ricostruite dai turchi e turchizzate, diciamo, cioè rese... andiamo pure avanti. Questo è un bar che si chiama Maresciallo Tito a Bihać e l'uomo con la maglietta bianca ha scritto un libro, che non è uno scrittore fra l'altro, ha scritto un libro con la sua spiegazione su perché è scoppiato il conflitto. Libro che non è stato tradotto e che io non ho potuto leggere. Questi sono i meccanici gommai che mi hanno riparato una gomma e si sono molto... vedete che vite a stella c'era. Allora, ferma su questa immagine. Allora, il giorno prima di questo scatto... Ascoltate, il giorno prima di questo scatto io leggo su internet a Sarajevo, fermi lì. Leggo su internet che un giornalista dell'Avvenire, che è il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, ha scritto che a Sarajevo ormai è in mano ai musulmani e le donne vanno col burka. Allora noi abbiamo fatto subito una sequenza di fotografie che abbiamo denominato il mini burka, che sarebbe quel... Chi ha detto andare avanti? Ma poi appunto devi lasciare... Allora, il mini burka l'abbiamo inviato al giornalista all'Avvenire, il quale non ha risposto, chiaramente forse non ha nemmeno guardato. Comunque a Sarajevo in estate la gara è a chi ha la gonna più corta. Avanti. Ci sono anche alcune che sono velate con il burka. Questa è la Serbia, è la strada che porta verso il Kosovo, verso sud... Tutti i Balcani sono bellissimi, la natura è in larga parte ancora intatta, i fiumi sono meravigliosi e stanno diventando il paradiso del rafting, del canottaggio da torrente. Questa è la cittadina di Pečpeja, che è in Kosovo, questi sono kosovari albanesi, che ci stanno spiegando i progetti. Questo è un finanziamento a cui partecipa la provincia di Trento e l'Unione Europea. Sono centri culturali.
Questa è la parete per imparare. Questo sono io. Eravamo con un pullman di triestini. Torna indietro un attimo. Questo è un gelso di 800 anni che sta dentro ad un monastero ortodosso in Kosovo. Qui, torniamo indietro un attimo, i kosovari sono così grati agli America di aver creato la Repubblica del Kosovo che hanno intitolato questa strada al generale Wesley Clark. Questo è il patriarcato di Pech. Questo è il ponte di Mitrovica. Ecco, fermiamoci qui. Naturalmente dovremmo fare una serie di sedute di una settimana per affrontare tutti gli argomenti, però poi io cercherò anche di capire, qualcuno di voi che ha una domanda intanto si prepara. Questo è un posto significativo. Allora, questa è Kosovska Mitrovica ed è una città nel nord del Kosovo. Il Kosovo fu considerato alla morte di Tito nel 1980 il posto dove rischiava di scoppiare i primi disordini della frantumazione, verso il rischio dopo la morte di Tito, il rischio di frantumazione era stato individuato da alcuni pochissimi osservatori già nell'80 e per esempio sul Corriere della Sera il giorno della morte di Tito, il giorno dopo, Alberto Ronchey, che è uno dei più non, ecco, rimaniamo qui per favore, Alberto Ronchey, che è uno dei più dei, era uno degli osservatori più intelligenti, più svegli e più esperti, scrisse che se non fossimo stati attenti alla Jugoslavia sarebbe successo un macello. Scritto questo nel 1980. I problemi invece in Kosovo sono arrivati per ultimi, invece che arrivare per primi come era stato ipotizzato. E ora ci sono, e sono ancora molto pesanti, anche perché in genere l'essere umano riesce, quando ha ragione, a passare dalla parte del torto, perché si usano metodi per avvalersi, per realizzare le proprie giuste ipotesi di lavoro e poi i giusti progetti, si usano mezzi sbagliati, per cui il progetto giusto viene fatto o con metodi sbagliati, per cui diventa sbagliato, oppure con tempi sbagliati, per cui diventa tardivo e inutile. Il Kosovo è diviso in due parti ora, in una parte nord verso la Serbia dove si sono raggruppati i serbi, quasi tutti i serbi, e la parte sud dove invece è stata proclamata e ormai riconosciuta da molti stati la Repubblica del Kosovo. A Kosovo da Mitrovica esiste una ponte che è simbolicamente una grottesca riproduzione del muro di Berlino degli anni passati, dei decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il muro di Berlino è caduto nel 1989, forse l'avrete sentito nominare molte volte il muro di Berlino e sembra alla fine una palla questo muro di Berlino. Allora, il muro di Berlino divideva il mondo in due parti, simbolicamente e concretamente. Crollato il muro è stato possibile anche la guerra balcanica. Se fosse restato il muro sarebbe restato tutta una serie di problematiche esagerate, ma molto probabilmente la guerra nella Jugoslavia non sarebbe scoppiata. Ora il muro è lì, ci sono quei carri armati, sono le truppe della KFOR, cioè della Kosovo Force, formata dalla NATO e dai paesi aderenti alla NATO. Da questa parte ci sono, da una parte ci sono i serbi, qui siamo dalla parte serba, e dalla parte di là ci sono gli albanesi. Tanto per chiarirsi, la bandiera della Repubblica del Kosovo viene sempre accoppiata alla bandiera degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono stati quelli che hanno permesso di creare la Repubblica del Kosovo. Allora, sia esposta fuori, sia che negli interni, accanto alle bandiere, per esempio lì abbiamo la bandiera dell'Unione Europea, quella di Firenze e quella italiana, ecco, in Kosovo hanno la bandiera kosovara con le aquile, simile a quella dell'Albania, e la bandiera degli Stati Uniti. Dalla parte di qua del fiume, perché io qui ero passato dalla parte dei serbi, ci sono invece la bandiera dei serbi, che è lì sfilacciata, e poi ai muri, rivolta verso la parte albanese, ci sono i manifesti di Vladimir Putin, di Lukashenko è il dittatore della Bielorussia, che è considerato l'ultimo vero dittatore sanguinario d'Europa, anche se la Bielorussia
ai margini dell'Europa, ma ci sono proprio i manifesti di questi personaggi a dire appunto che mentre prima c'erano il muro di Berlino divideva gli Stati Uniti, gli alleati, Francia e Inghilterra dall'Unione Sovietica, ora ci sono direttamente i residui di questa situazione. Possiamo andare avanti con le foto ora. Questa era la gita di questi giovani e meno giovani, eccole qui. Lukashenko, Putin, Medvedev e non mi ricordo più, lui è serbo, non mi ricordo tutti i nomi, comunque questi sono i manifesti che stanno esposti. Ora, esporre il manifesto di Lukashenko è praticamente quasi esporre il manifesto di Assad che sta mandando i missili contro i bambini in Siria, per esempio. Per cui c'è da dire che nell'ultimo periodo la Russia si sta muovendo moltissimo nell'est europeo, sia anche in Grecia si sta muovendo, hanno molti soldi in contanti, siccome molti soldi in contanti non ce l'ha più nessuno in Occidente, la Russia si sta muovendo molto e sta aiutando molto la Serbia e anche i serbi di Bosnia. Andiamo avanti. Vabbè, questo è un ristorante buonissimo, questo è Montenegro ed estate, mamma e figliola con i telefonini, tutti e due, Montenegro. Comunque vada, è stata un'avventura. Questo invece è Bihać, il fiume Una, che è bellissimo, che ora vedrete. Allora, torniamo a noi. Ora io ho un'intervista video che ho fatto, anzi andiamo prima con l'intervista audio. Allora, ora voi sentirete una trasmissione completa. Sì, è già tutto pronto, lo sanno loro, l'abbiamo individuata prima. L'intervista che sentirete ora è un servizio radiofonico che ho realizzato nel novembre del 1994 nella zona della Bosnia croata, dove praticamente nelle retrovie del fronte, di uno dei numerosi fronti frastagliatissimi che in quel momento, nei quali, dove si combatteva in quel momento lì. Il novembre del 94 era un periodo pesantissimo, mancava un anno alla fine della guerra, ma nessuno lo sapeva e tutti contavano ancora di prendere più territorio, ma soprattutto chi era più armato, cioè la parte serba, controllava ormai il 70% del territorio della Bosnia. Sono di militari e di automezzi di ogni genere. No, l'inizio, non è l'inizio. Ecco. Allora non è buono. No, vabbè, ok, lasciamolo così. Tomislavgrad è il nome della città che è stato trasformato. Molti nomi sono cambiati dopo la guerra. Il nome originale. Sono formatissimi di militari e di automezzi di ogni genere. Passa anche una Mercedes che rimorchia un pezzo d'artiglieria leggera. Sembra che l'unico telefono sia quello dell'hotel. Una volta, non molto tempo fa, Turno, ora appunto Tomislavgrad, doveva essere una specie di stazione turistica invernale. Immaginate la vetrone cortina da pezzo, più piccola e trasformata in caserma. Dopo la telefonata torna al furgone e vedo due strani personaggi che lo stanno esaminando. Niente nomi, per favore, siamo qui a combattere con i croati. L'uomo in divisa da legionario dice di avere 48 anni e di aver combattuto in mezzo mondo. Nativo del Sud America, ma di madre italiana, di Zara, ha deciso di affiancare i croati per ragioni di cuore e di vendetta verso i comunisti di Belgrado che cacciarono gli italiani dalla città dalmata. Garantisce di essere pilota di caccia, di aver combattuto la guerra del Kippur con Israele, ma anche campione del mondo di sniper, cioè un cecchino professionista. Prima della tregua con i musulmani ne ha uccisi 34, promette anche di recapitarci le foto delle vittime. Un giornalista di Slobodna Dalmazia ci ha poi confermato la presenza di numerosi mercenari russi e romeni tra le file serbe, da vari paesi con i croati e mujahideen con i musulmani. Poi si è combattuto qua un attacco di Cooper, prima c'era il controllo della prima linea
a Suissa. Noi a Piudignano che siamo qua, abbiamo combattuto con la brigata come volontari, cioè non come mercenari, perché la nostra paga si aggirava sui 300 marchi al mese. Simbolica. Simbolica proprio, ecco. E abbiamo combattuto con la brigata Krajlitomislav, primo boina. Prima si combatteva contro i musulmani, poi c'è stata la pace con i musulmani e abbiamo fatto il controllo di Ablanica e di Suissa verso Kupres. E ultimamente qua da circa un mese abbiamo partecipato all'attacco di Kupres. Ecco, come si è svolta? Dunque, Kupres ha la particolarità di essere una delle pochissime località che sono state sottratte ai serbi. La battaglia di Kupres è stata una cosa, più che altro c'è stato un grande bombardamento. Bombardamento con i tank, bombardamento con i minobasaci, che ecco, il minobasaci qua sarebbe il mortaio. E poi si è andati avanti e si è preso Kupres. Abbiamo perso un piccolo numero di uomini, proprio limitato, più che altro sono stati incidenti perché c'erano tanti campi minati. Ecco, ma diciamo, è stato possibile perché in questa zona l'esercito serbo era più debole? Ma l'esercito serbo qua non è che era più debole, perché i serbi non avevano tanti uomini, però avevano tanti tank, e i tank sarebbero i carri armati. È stato possibile perché l'Erzegovina in pratica ha mobilitato 50.000 persone, e con 50.000 persone e un discreto numero di tank e di topenisti, che sarebbero cannoni, minobasace, eccetera eccetera, è stato possibile prendere Kupres, perché oltre che il nostro attacco c'era la pressione dei musulmani che scendevano di verso Bugojno e i serbi si sono dovuti ritirare. Ecco, a proposito della situazione strategica e dei rapporti delle forze in campo, quando gli eserciti, diciamo, uniti, croati e musulmani, almeno questo si sapeva, avevano riconquistato 250 km quadri di territorio nella sacca di Bihać, si era detto che era perché ora avevano le armi disponibili. Poi invece qualcuno ha sostenuto che si era trattato di una trappola, cioè che in sostanza i serbi avevano ceduto per poter poi prendere Bihać. Cosa che sta avvenendo? Ma potrebbe anche essere, però qui poi dopo sotto quelli che sono gli aspetti politici della cosa, chiaramente non è che noi li possiamo sapere, anche perché noi non facciamo politica, noi siamo soldati professionali, siamo venuti qua, io sono venuto qua perché ho mia mamma che è di Zara e sono cattolico, il mio amico è venuto qua perché è cattolico e perché ha la passione di fare il militare. E in effetti queste armi qua che dicono, ossia, il fatto è questo qua, i serbi hanno una prima linea lunghissima perché parte dal nord della Croazia e arriva fino al sud dell'Erzegovina. Loro hanno la disponibilità, almeno a quello che dicono, di 60-70 mila uomini circa. Noi qua non abbiamo in Erzegovina tanti uomini, anche perché i croati qua sono pochi, però c'è i musulmani che hanno 200 mila militari. Allora fermiamo perché è inutile sentirlo tutto, la cosa, anche perché scendete nei dettagli che in quel periodo avevano un senso, oggi è meno interessante. Questi erano due cecchini volontari, due tiratori scelti che sembravano fra l'altro una coppia strana. Questo che parlava ora era vestito in modo molto bizzarro, una specie di militare da caricaturale. Tra l'altro sono fatti vivi loro perché hanno visto il mio furgone targato Firenze ed erano tutte e due di lingua italiana, anche se lui sostiene appunto di essere stato argentino. Ci sono stati molti mercenari, la guerra è il paradiso di molti affari. Il famoso detto "la guerra non serve a nessuno" è completamente sbagliato. La guerra serve a chi la fa, a chi la organizza, non a chi la combatte, perché in genere a combatterla non vanno quelli che la vogliono, anzi tutt'altro, quelli che la vogliono la guerra e l'organizzano si guardano bene da andare a rischiare la vita. La guerra viene combattuta da giovani e viene soprattutto a danno delle prime vittime della guerra, sono le donne, i bambini e i vecchi. Ma la guerra serve tantissimo agli affari, e per quello viene organizzata la guerra. Tenere sotto assedio per oltre tre anni la capitale della Bosnia, Sarajevo, con mezzo milione di abitanti, era come chiedere un riscatto tutti i giorni per un rapimento di massa.
un enorme riscatto che veniva incassato tutti i giorni dalle milizie che la tenevano sotto assedio. Per quanto riguarda quello che è accaduto, tramite i traffici, ovviamente, perché bisognava tenerli in vita, non bisognava ammazzarli, perché in vita avevano bisogno di mangiare, di vestirsi, delle medicine, e tutto questo entrava in modo controllato sotto pagamento di dazi. E fra l'altro era tutto molto difficoltoso, era tutto molto tenuto sotto controllo, e ogni traffico era portato avanti non da una delle tre parti, ma dai criminali mafiosi di tutte e tre le parti insieme, perché i criminali non hanno mai avuto, quando sono al loro lavoro vero, non hanno problemi a lavorare con quello che ufficialmente è il loro nemico, anzi è proprio con lui che possono lavorare, e di conseguenza avevamo una lobby mista di mafie incrociate, per cui si assisteva a situazioni per le quali, per esempio, durante un combattimento arrivava l'ordine di fermarsi. Fermi tutti, nessuno spari più nulla, deve passare la colonna di autocisterne per rifornire il nemico di gasolio, tanto poi ci paga un pacco di soldi con i quali noi compriamo altre armi e poi lo ricombattiamo. Passava il convoglio e poi ricominciavano a sparare. Cioè, si racconta cose anche più incredibili di questa. Sulla guerra in generale esistono sempre due versioni. Escluso le guerre dove c'è stato manifestatamente un vincitore e un vinto, per esempio la Seconda Guerra Mondiale, dove la Germania è stata sconfitta insieme al Giappone in modo, per dire, ineluttabile, non contestabile, molte guerre, specialmente quelle moderne, che sono a bassa intensità, a lunga durata, perché così si fa più soldi possibile da parte di tutti quelli che ci fanno soldi, che non sono solo le fabbriche di armi, quelle a bassa intensità in genere non finiscono, vengono sospese. Questo è il caso della ex Jugoslavia. Vogliamo mettere la mappa della Bosnia, quella? Allora, esiste sempre due versioni, quella A e quella B. In questo caso della guerra in ex Jugoslavia esiste la versione della parte croata e in larga parte di quella bosniaca musulmana, e la versione della parte serba, che sono completamente opposte, e le potete trovare su internet. Se voi battete su internet conflitto balcanico troverete per esempio due siti, uno che si chiama Osservatorio Balcani e Caucaso, che è prodotto con finanziamento della provincia di Trento e che è molto approfondito e che vi dà tutta una serie di informazioni, e poi un altro sito che si chiama Osservatorio Italiano, che apposta è stato denominato così per creare confusione con il precedente, dove c'è scritto esattamente l'opposto, perché per esempio le truppe d'occupazione nel 99 in Kosovo erano quelle serbe, anche se l'esercito era serbo, il Kosovo era Serbia, ma se io stamani decido di attaccare Fiesole con l'esercito italiano, non è che perché l'esercito italiano può attaccare Fiesole, cioè diventa un'aggressione comunque. Ecco, quello che stava avvenendo nel 99 in Kosovo era che i serbi avevano considerato l'ipotesi di ripulire dai musulmani albanesi il Kosovo, che è la loro terra natia, la terra natia della cultura serba, dove ci sono questi monasteri bellissimi, dove è coltivata la radice del popolo serbo. Ecco, per cui gli occupanti erano i serbi e le vittime erano gli albanesi. Poi la situazione si è capovolta, ma il sito Osservatorio Italiano chiama oggi le truppe della NATO truppe occupanti, e gli albanesi li chiama immigrati artificiali. Per cui voi troverete sempre due versioni. È difficilissimo districarsi sulle due versioni. Riguardo al conflitto ex jugoslavo, però, 20 anni fa la situazione era la seguente. Esisteva un solo esercito, che era quello dell'Armata Popolare Jugoslava, pagato con il 5% delle tasse di ogni jugoslavo, che è tantissimo.
era considerato il quarto esercito europeo per forza convenzionale, cioè non aveva missili tattici o strategici, ma aveva una forza terrestre formidabile, intere montagne e cave che raccoglievano, che nascondevano piste aeroportuali, montagne sul mare che nascondevano sommergibili, depositi strategici di cibo a lunga conservazione. Nelle scuole in Jugoslavia si insegnava la protezione civile, che in realtà era una forma di pre-militarizzazione, cioè per esempio si insegnava ad utilizzare la maschera antigas, perché Tito portava avanti il suo potere impaurendo la popolazione con una sindrome da assedio, sia da parte della Russia, con il quale aveva rotto, sia da parte dell'Occidente, che era il capitalismo pericoloso, per cui erano tutti molto militarizzati. Lentamente, alla fine degli anni Ottanta, gli stati maggiori dell'esercito popolare jugoslavo cominciarono a ripulire l'esercito da croati e fu creato un esercito quasi completamente formato da serbi e da montenegrini. A quel punto era possibile per questi soldati, come sapete, i soldati di professione in un posto del genere, voglio dire, non è che sono illuminati dall'istruzione e dalla conoscenza, anzi, sono persone che hanno bisogno di guadagnare quei pochi soldi al mese e di portarli dai genitori e che fanno quello che gli viene detto. Ecco, quello che è successo che all'inizio della guerra c'era un solo esercito e non si può dire che quell'esercito è stato attaccato dai terroristi, come dicono quelli che al tempo gestivano l'esercito, perché i terroristi non attaccano l'esercito, eventualmente i terroristi fanno terrorismo e l'esercito interviene, però con carri armati e bombardamenti sulle città di Zara, Vukovar, Vinkovci, Dubrovnik, non ci è sembrato che potesse essere un'azione antiterrorismo, ma è stata una vera aggressione interna. Poi dopo sono nati l'esercito croato e poi ancora per ultimo l'esercito bosniaco musulmano. Per cui c'è una tempistica che impedisce che smentisce la posizione di chi dice che l'aggressore non era quello che poi è passato per essere l'aggressore. Solo la tempistica, voglio dire, se io sono un serial killer e qualcuno mi uccide, la colpa della mia uccisione è di chi mi ha ucciso, non è del fatto che io sono un serial killer. Per cui io posso anche essere il peggior popolo del mondo, come si sono detti molte volte fra sé serbi e croati, ma se uno ha gli aerei e i carri armati e l'altro no, e il primo inizia a usarli contro l'altro, l'aggressore è il primo, non è il secondo. Poi dopo l'aggredito si arma, come purtroppo succede. Cambio per chiedere, siccome ci abbiamo l'ultima mezz'oretta, no? Sì. Questo microfono è portatile, una di voi glielo regalo adesso perché lo faccio arrivare. No, non lo devi lasciare, perché loro si mettono a piangere. Ah, ci vanno e loro. Potevo pensare a darci io, ma comunque. Va bene. Chi di voi c'ha da porre qualche curiosità, qualche domanda? È l'occasione di farlo. Io poi vi spiego questa bellissima cartina. Io volevo chiedergli una cosa intanto, perché lui mi ha lasciato degli appunti in cui c'è scritto: nel marzo del 92 poco sapevamo, ma caricati i furgoni partimmo per la costa croata, partimmo da Scandicci. E noi da Scandicci e altre centinaia partirono da tutta Italia per andare a conoscere la cosiddetta guerra in casa. E poi, osserva, rivedemmo tante volte il concetto di pacifismo e di pace. Cioè, si trovarono a dover riconsiderare quello che era un atteggiamento di tanti di noi e di tanti di loro, cioè di essere per la pace piuttosto che per la guerra, però hanno dovuto rivederlo. Ecco, io ero curioso, per esempio, fa un esempio di domanda, no? Cosa vuol dire questo? Cioè, come l'hanno dovuto rivedere? E però inviterei anche voi, magari, appunto, abbiamo Natale che lo porta in giro? Quando alzate la mano, ve lo porta. Qualcuno può parlare, via. Tra l'altro siete fantasticamente attenti.
A parte qualcuno ha fatto un pisolino, ma insomma glielo facciamo passare. Ci vuole uno che rompa il ghiaccio. Ci vuole uno che rompa il ghiaccio. Chi è che rompe? Sì, allora, la situazione fu questa, quella a cui accennava su quel testo che gli ho scritto. Non lo voglio. Prego. No, ma che? No, ma... No, lei no. Vabbè. Allora, dunque, io lavoravo a Controradio, che è questa emittente di Firenze, che, presso la quale ero giornalista. E un giorno è arrivata una persona, una ragazza, che voleva fare una mostra di fotografie sulla distruzione causata dalla guerra nella zona di Zara, dove lei normalmente andava al mare e che invece era, questo accadeva a ottobre, nell'estate precedente era teatro di guerra. E io la mandai a Scandicci perché pensai che il comune di Firenze sarebbe stato completamente... indifferente alla proposta. Scandicci invece fu molto fertile, trovarono i mezzi per fare la mostra e poi trovarono anche i mezzi, stavano già organizzando un comitato di solidarietà che iniziò a portare colonne di furgoncini di aiuti nella zona di Zara per oltre 3 anni. Zara è dove c'è quella penisola lì, la vedete, no? Qui c'è Split, che sarebbe Spalato, ecco la penisola, quella lì, lì c'è Zara. Ci voleva, era una follia, si partiva la mattina del venerdì tipo alle 4 di mattina e si tornava la domenica sera alle 10, dopo aver passato 2 giorni su questi furgoni perché le strade erano impervie. Dopo il primo viaggio al quale io mi unii, mi resi conto che tutto quello che io pensavo del pacifismo andava riconsiderato, e cioè che si può decidere in proprio di essere pacifisti nel senso di totalmente aderire alla non violenza, ma non lo si può decidere per conto terzi. Mi spiego meglio. Se oggi, se qui ora arriva una telefonata e c'è uno con un cannone da Monte Morello che vuole sparare una cannonata sull'ITIS, va bene? Cosa che è accaduta molte volte altrove. A Firenze è accaduta molto tempo fa, ma insomma, noi possiamo trattare quanto vogliamo con questa persona finché non inizia a sparare. Però quando inizia a sparare i casi sono due: o ci facciamo massacrare o abbiamo delle armi per combattere e difenderci. Non solo, ma possiamo aggiungere anche che chi di voi vuole farsi ammazzare perché è un pacifista e non vuole mai imbracciare le armi ha diritto di farlo, ma per sé. Non può pretendere che gli altri siano tutti d'accordo e che siccome siamo pacifisti che non si tocca una pistola o un fucile bisogna morire tutti. Il Mahatma Gandhi era un non violento assoluto, ma non ha mai detto che non esista il diritto alla difesa. Naturalmente su questo diritto alla difesa si gioca poi migliaia di problematiche. E cioè quando scatta l'aggressione, quanti secondi passano dall'aggressione alla legittimazione della risposta armata da parte dell'aggredito? Su questo si sta secoli a parlare. Il tribunale dell'AIA per i crimini di guerra ci sta notte e giorno a discutere, ma io alle ore X non avevo ancora sparato e invece lui aveva già sparato. Però la considerazione va tenuta presente. Di conseguenza io dopo il primo viaggio ho perso metà dei miei amici che dicevano due cose fondamentali: che prima di tutto era inutile portare aiuti nei Balcani perché un furgoncino non risolveva la vita di nessuno, ma soprattutto perché i popoli balcanici sono geneticamente portati a spararsi, a ammazzarsi e a coltellarsi l'uno con l'altro, per cui era inutile portare gli aiuti. Secondo punto, che io ero ammattito perché improvvisamente avevo cambiato idea, non facevo parte più di questa massa omogenea d'opinione sul pacifismo che diceva che per l'amor del cielo
noi bisogna porgere l'altra guancia. Sì, io posso anche decidere per me di porgere l'altra guancia, ma non posso decidere per l'asilo nido di Zara o per l'ospedale. La maternità si dovette trasferire nei sotterranei perché a Zara successe una situazione particolare. La guerra in Croazia è cominciata un anno prima di quella in Bosnia. In Italia non se ne sono accorti nemmeno, io ero perché ero a Controradio che me ne sono accorto, ma già a Controradio mi guardavano strano perché avevano iniziato a raccogliere aiuti lanciando degli appelli da solo e avevano iniziato a raccogliere nella redazione dei cartoni di cose, questo nell'ottobre del 91, quando veramente nessuno sapeva niente. E poi soprattutto quando scoppia una guerra, le famose cancellerie internazionali, i politici e gli statisti che stanno da un'altra parte, quando scoppia una guerra, si augurano sempre che vinca il peggio subito, che abbia in pugno tutta la situazione. All'inizio della guerra in Croazia tutti dissero all'estero: lasciamo perdere, tanto ora Belgrado prenderà, che è la capitale della Jugoslavia, prenderà in mano la situazione, stroncherà questa storia, tutto tornerà come prima e noi potremo continuare come prima ad apprezzare la Jugoslavia, soprattutto avere come riferimento un solo potere, non ce ne frega nulla se è buono, cattivo, democratico o assolutista, e così per noi ci fa molto più comodo così. Questo è una grande comodità, perché un dittatore fa molto più comodo alla politica e anche alla finanza e anche al mondo della produzione, alle aziende. Fa molto più comodo trattare con un dittatore che trattare con uno Stato dove non si capisce chi comanda, dove si cambia governo continuamente o dove c'è la guerra per bande. Lì ci vanno le mafie, ma gli Stati hanno più difficoltà. Loro gli conviene comunque avere un solo dittatore. Per cui il primo anno passò sperando che Milosevic, che era il capo della Jugoslavia in quel momento lì, vincesse e non se ne parlasse più. A Zara successe questo. Zara aveva 7 caserme, una città grande come Empoli, aveva 7 caserme dell'Armata Popolare Jugoslava. Da queste caserme, quando scoppiò la rivolta dei croati, le caserme furono circondate e furono isolate. La rivolta dei croati scoppiò perché la Croazia voleva staccarsi, era una federazione per cui era già uno Stato a sé, ma voleva staccarsi passando al regime di confederazione, che è più separato. La Croazia voleva staccarsi e aveva fatto un referendum. Per l'appunto in Croazia abitavano per un terzo del territorio, cioè non poco, serbi nativi della Croazia, una cosa complicatissima, che non volevano affatto staccarsi dalla Federazione Jugoslava e da Belgrado. E allora cominciò la guerra in Croazia. Le 7 caserme furono chiuse, circondate, e fu tagliato acqua, gas e luce. Le caserme iniziarono a bombardare dall'interno con i mortai verso la città, colpendo, ben sapendo dove colpivano, perché era la loro città, ospedali, scuole, case, a caso, là dentro. Poi ci fu una trattativa. Le milizie croate, perché non esisteva ancora l'esercito croato, le milizie croate e l'esercito serbo ormai, che stava dentro le caserme, si misero d'accordo e i serbi dissero: ce ne andiamo, lasciateci uscire. Furono fatte uscire le colonne di carri armati da 7 caserme in una città grande più o meno come Empoli, fra l'altro bellissima, in un mare su una costa bellissima che è la Dalmazia. Questi carri armati arrivarono sulla prima collina, si girarono e cominciarono a bombardare Zara per 3 anni. Per cui questa fu la storia. Nel frattempo cominciò la guerra anche altrove, è un groviglio complicatissimo perché due fattori. Innanzitutto la separazione etnica territoriale non può esistere, perché la maggioranza della popolazione se ne frega, per fortuna, del nazionalismo, per cui si sta con chi ci pare e dove ci pare. La pulizia etnica, quella proprio per persona per persona, è ancora più impossibile,
perché per fortuna l'essere umano quando si innamora, non guarda se sei innamorato di una religione o di uno di un'altra religione. Per cui le famiglie miste erano e sono decine di migliaia, e questi non avevano, sono ritrovati nei guai grossi, anche perché il figlio di una famiglia mista finiva quasi sempre in prima linea sul fronte, perché era comunque uno bastardo, per cui si poteva sacrificare più facilmente. Ora vi spiego questa mappa. Allora, la zona verde è quella della Repubblica Serbo-Bosniaca, che non ha niente a che vedere con la Serbia, che è a destra, che è bianca, niente a che vedere fra virgolette, ufficialmente non ha niente a che vedere con la Serbia. La parte rosa è la parte invece che è gestita da una coproduzione croato-bosniacca, e che generalmente si può definire croato-musulmana. Siccome però c'è ancora tutta una larga parte di bosniaci jugoslavi che non vogliono essere definiti in base alla religione, questi vengono definiti tradizionalmente bosniacchi, che è differente da bosniaco, perché bosniaco è nato in Bosnia, per cui i serbi della zona verde sono bosniaci serbi. I croati che stanno nella zona rosa, specialmente dalla parte mia qui lungo il confine, sono croati bosniaci, mentre gli altri dovrebbero chiamarsi bosniacchi bosniaci, che diventa veramente una cosa fuori di testa. Però in ogni caso questo è lo status alla fine della guerra. Nel novembre del 95 a Dayton negli Stati Uniti, sotto l'egida di Bill Clinton, che è adoratissimo a Sarajevo perché è stato quello che ha deciso di rompere l'assedio che non sarebbe finito mai, perché l'Unione Europea non ha mai capacità di intervenire di fronte a niente. A Dayton negli Stati Uniti fu firmata la pace, e era questa. Prima di questa la zona verde era il 75 circa per cento del territorio, cioè quelli che ritenevano ad essere che dicono ancora di essere aggrediti, di essere le vittime, grazie al fatto che avevano l'esercito più potente, avevano quasi tutta la Bosnia. Il trattato di pace li ha ridotti al 49%, il territorio verde è il 49%, mentre l'altro territorio, quello rosa, è il 51%. Ora queste French Division, US Division, UK Division non esistono più. Ci sono ancora un quantitativo minimo di forze della NATO, ma non esistono più. Questa è una mappa che risale appunto al 95. Tutto il confine fra il verde e il rosa è stato teatro di guerra pesante, e è anche altro. Se non ci fosse stato l'appoggio internazionale della Russia e della Cina, i croati, che a quel punto nel 95 si erano fatto un esercito nuovo di zecca e potentissimo, avrebbero interrotto la connessione fra la parte verde di destra e la parte verde di sinistra. L'interruzione di quella connessione avrebbe determinato la sconfitta della parte serbo-bosniaca. Di conseguenza, a quel punto ci sarebbe stato decisamente un vincitore e la parte serbo-bosniaca sarebbe finita male. Invece oggi la parte serbo-bosniaca è nella sostanza quasi divisa completamente dal resto della Bosnia e gestisce ormai i propri affari per conto proprio, sia con la Serbia, che è considerata la casa madre, ma anche con la Russia, che sta interessandosi molto della situazione. Questa situazione qui, dal disegno si capisce quanto sia complicata. Però c'è da dire questo, che la vita va avanti, i vostri coetanei in Bosnia non ne vogliono sentir parlare minimamente della guerra, non ne possano più, l'hanno sentita parlare dai genitori, dai nonni, e vanno avanti. La Bosnia è piena di associazioni culturali, di sportive, di discoteche, di bar dove ci si diverte, è piena di ragazzi che suonano, band musicali. Io ho portato delle band musicali quest'estate a suonare in locali e pub della Bosnia. Si divertono molto. La Bosnia è piena di turisti. Da anni ormai a Sarajevo a Mostra è piena di turisti. Per cui lo stato della Bosnia
che è un po' confusionale, ma in questo momento pochi stati non sono confusionali, in realtà sta andando avanti, per fortuna, perché tutto sommato la vita continua, i giovani sono portatori di pace e di conseguenza sta succedendo qualcosa di molto bello. Io vado spesso, quest'estate sono quest'anno sono stato, ho fatto 30.000 chilometri da maggio andando su e giù fra qui e la Bosnia. Sopra queste due aree esiste un governo centrale, che sarebbe il governo della Repubblica di Bosnia e Erzegovina, che nessuno vuole, perché la parte rosa è gestita in modo confusionario, perché i bosniacchi, i musulmani e i croati si sopportano male fra sé. La parte verde è gestita da un solo dittatore, molto amico di Putin, che si chiama Milorad Dodik, che intende ormai staccarsi del tutto, anche se non gli è permesso. Per cui lo Stato centrale, che è l'unico riconosciuto all'estero, non funziona. Questo crea tantissimi problemi, la disoccupazione, la miseria e la povertà sono altissime. Noi ci stiamo avvicinando a loro, ma loro sono un pezzo avanti. Cioè veramente si soffre la fame, le mense non hanno soldi per trovare il cibo per i poveri, e in uno Stato che era praticamente perfetto, nella Jugoslavia, nessuno aveva mai visto né pensato che potesse esistere qualcuno che per mangiare doveva andare a frugare nei cassonetti. Invece ora è pieno di gente che va a frugare nei cassonetti. Purtroppo questa è la situazione. Allora, ora abbiamo... Quanto tempo abbiamo? Poco. Io volevo chiedere... In sala ci sarà qualcuno che gli viene una domanda in testa? No, ma anche semplicemente che è di questi posti, o che conosce gente che è di queste zone e che può raccontare qualcosa, diciamo. Il nostro amico qui, ma è dell'Albania. L'Albania è una storia completamente diversa. Sì, infatti a lui gliel'ho chiesto, mi ha detto che lui era molto interessato ad ascoltare intanto quello che stavi dicendo te. Però mi immagino, siamo molto multietnici ultimamente, quindi non c'è nessuno. E poi vabbè, se riuscite a superare questa cosa del parlare, no? Cioè... Ci sono a Firenze centinaia e centinaia di persone che vivono qui da molti anni, che provengono dalla ex Jugoslavia, e tutta la Toscana, fra l'altro. Stranamente qui non ce n'è nemmeno una. In classe vostra? L'unico è assente. Okay. E di dove è questo? Serbo. Ma ne avete parlato tipo di queste storie? Non viene mai a scuola. Okay. Non viene mai a scuola. Ci sono una serie di cose, di situazioni incrociate per le quali è veramente difficile capirci qualcosa. Io ho speso 20 anni della mia esistenza e ancora oggi mi ritrovo, ormai insomma ho le idee abbastanza chiare, le ho cambiate, perché poi dopo l'idea sul pacifismo e sulla giusta sul giusto diritto all'autodifesa, ho cambiato idea su come mi si presentavano gli schieramenti, perché ho iniziato a portare aiuti principalmente e a fare servizi giornalistici principalmente dalla parte croata, poi sono passato dalla parte bosniaca e in terza battuta sono passato dalla parte serba. Solo quando sono passato dalla parte serba, io ho amici di tutte le categorie, ma amici veri, amici che quando vado a casa loro vanno a dormire in poltrona per offrirmi il loro letto per dormire, perché la cosa che impressiona, che ha impressionato di più, è che io dopo 20 anni continuo ancora a andarli a trovare e a portargli regali, a parlare, a bere, a sbronzarsi insieme di grappa, perché una delle cose specifiche dei Balcani è la grappa, che tutti si fanno a casa con grande maestria. Per cui sono andato in confidenza con tutte e tre le nazionalità. Ciò appunto però non toglie che spuntino fuori sempre nuove posizioni. Quello che è di famiglia mista 4 volte, perché c'ha i nonni di famiglia mista, i genitori di famiglia mista, e lui è di famiglia sestupla, non si sa che cosa, e si ritrova in situazioni problematiche. Per cui
Quando vi, chiunque troverete dei Balcani, originario dei Balcani, vi racconterà la sua storia, che sarà la sua storia, pertanto sarà vera, e che andrà confrontata con le altre storie degli altri 4-5 milioni di balcanici che ci sono a giro. Molti sono andati via, chi può se n'è andato, chi ha potuto se n'è già andato, e questo è un grande peccato. Però molti si stanno organizzando per fare associazioni culturali e associazioni turistiche. C'è una grande offerta di turismo, rafting, parapendio, trekking, sci di fondo, biking, eccetera eccetera. È diventato il paradiso dei motociclisti, fra l'altro, dove ci sono strade e posti bellissimi. Magari c'è qualche altra fotografia, non lo so. Però in realtà quello che non vi ho fatto sentire è questa intervista, ma non abbiamo tempo di sentirla ora. 5 minuti non ci abbiamo. Vi racconto brevemente. Allora, l'intervista che io ho fatto è con una giornalista musulmano bosniaca, cioè bosniacca, sicuramente non una militante religiosa, non un attivista, che era giornalista alla radiotelevisione della Federazione Jugoslava a Belgrado nel 92. Lei era una giornalista televisiva, per cui era un personaggio noto. Si chiama Azra Nuhefendic. Ora vive dal 93 circa, vive a Trieste. Perché? Che cosa è successo? Un giorno improvvisamente, lei viveva a Belgrado. A Belgrado le notizie dalla guerra che scoppiava in Bosnia arrivavano molto filtrate, perché il governo belgradese non aveva interesse a che i serbi, cioè i serbi sono stati, la popolazione serba è stata all'oscuro per lungo tempo e ha avuto informazioni sbagliate per lungo tempo su quello che stava succedendo. Questo ha fatto sì anche, coltivando l'ignoranza, di coltivare la violenza. Di conseguenza lei aveva parenti a Sarajevo, aveva però notizie più fresche, poi gliele portavano i giornalisti che da Sarajevo venivano a Belgrado. Un giorno improvvisamente lei lavorava, poi lo spirito dei balcanici è molto bello, perché loro anche in piena città, Belgrado ha 2 milioni di abitanti, anche in piena città c'era, non c'era il paesino, ma c'era il vicinato dove si conoscevano tutti. Le porte sono sempre state aperte, nessuno usava le chiavi per chiudere la porta di casa. Questo sia nel paesino di campagna che in piena città. Da lei i bambini del vicinato andavano tutti, perché lei era quella della televisione, come andare da Lilli Gruber, che ne so io, insomma, no? Cioè c'hai Lilli Gruber accanto e il tuo bambino va, ah guarda mamma, lei è quella della televisione. Per cui aveva tutti i bambini del vicinato. Un giorno sono spariti tutti, hanno tolto il saluto, non la salutava più. Lei ha continuato ad andare a lavorare e non gli facevano più a fare più nulla. Lei non si era mossa da Belgrado. Era successo che la Serbia aveva dichiarato guerra ai musulmani della Bosnia, che voleva sterminare, e su questo ci sono dichiarazioni ineluttabili, impossibile negarlo. Naturalmente cosa era però il fatto? Accusava i musulmani di aver attaccato i serbi, come se appunto una lumaca fosse accusata di aver attaccato un elefante. Sta di fatto che però questa era la versione che veniva data a Belgrado: i musulmani ci stanno attaccando, hanno iniziato a sterminare tutti i serbi possibili e immaginabili, sventrano i bambini, violentano le nostre donne, eccetera. Di conseguenza lei, che non si era mai mossa da Belgrado, improvvisamente, essendo musulmano bosniaca, non la salutava più nessuno. Un po' come in un film di fantascienza, i Visitors. Ora voi siete giovani anche per i Visitors, ma comunque i film di fantascienza dove improvvisamente i vicini la mattina scoprono, c'hanno tutti gli occhi rossi, capisci che non sono più quelli di prima. Lei ha vissuto questa esperienza e ha scritto un bel libro che si chiama Le stelle che stanno giù. Se qualcuno di voi fosse interessato, viene qui e si prende il nome, il titolo. È un libro diario, l'ha scritto di recente, che fa un po' il punto della situazione 20 anni dopo, perché sono passati 20 anni e ancora oggi si fa guerra su queste cose. Perché la guerra non è finita, le opinioni cambiano, per cui voi sentirete sempre due campane. Ci sono
accuse reciproche uguali, e questo contribuisce a tenere alta sempre il dibattito politico. Non essendo finita, si può ancora contestare tante cose, e soprattutto si approfitta del fatto che l'informazione è sempre stata molto scarsa per dare a bere qualsiasi cosa a chiunque, e chiunque viene preso in considerazione, prende in considerazione un'idea, poi magari ci si affeziona, malamente siamo disposti a cambiare idea una volta che abbiamo preso una strada, perché cambiare idea crea un po' di ansia, e invece cambiare idea è un grosso pregio, perché avere dubbi significa ragionare, essere intelligenti e cercare di equilibrare, di leggere le informazioni. L'informazione va sempre confrontata. Quello che è scritto su internet può averlo scritto chiunque, per cui va verificata e confrontata con altre informazioni. Non bevete quello che trovate così come se niente fosse, perché chiunque ormai, prima ci voleva la propaganda tecnologica o ci voleva degli artisti della propaganda che riuscivano a far passare le cose più orrende per cose belle e giuste. Oggi basta un blog qualsiasi, gratuito, in mano ad una persona che ha una certa abilità nello scrivere, e improvvisamente questo diventa una fonte di informazioni, cosa che è molto pericolosa. La libertà di informazione e internet sono bellissime, sono la più grande invenzione degli ultimi decenni, per non dire di sempre, che abbiamo avuto, e voi siete facilitati moltissimo rispetto a noi. Ai tempi non c'erano telefonini, non c'era internet, ma dovete essere in grado di confrontare le informazioni, perché altrimenti finirete anche voi un giorno per scoprire che avete creduto a delle cose che sono completamente prive di fondamento, spesso sono anche pericolose. Allora, Claudio ci ha fatto vedere l'inizio di un film che qualcuno ha chiesto di poter vedere intero, ce ne darà una copia. Fra l'altro, tutta questa cosa oggi è stata registrata, verrà messa su un CD, per cui anche le altre, tutte le classi che desiderano potranno averlo e potete ridiscutere. Volendo potremo fare una proiezione di quel film e una discussione in futuro, ormai nell'anno prossimo. Spero che, diciamo, sia stato, tranne che per la prima TIF, che credo che difficilmente, con qualche eccezione, difficilmente parteciperà più a cose di questo genere, fino a che non cambia mentalità, atteggiamento, e non stanno ascoltando neanche adesso, infatti. E tutti gli altri sono invitati, anche attraverso i loro insegnanti, ovviamente, a fare delle proposte, e direi che ringraziamo Claudio Gherardini, che è stato molto efficace.